Ciao ragazzi, bentornati su Giugissima e benvenuti a questo weekend vlog. Visto che siamo nel primo pomeriggio di venerdì, ho deciso di portarvi con me per tutto il weekend per mostrarvi che cosa faccio sia in relazione alle mie attività più produttive, come il lavoro che mi occuperà ancora per un po', e lo studio, ma anche in relazione alle faccende di casa che devono essere portate a termine, e poi riguardo a quello che faccio per svagarmi, che a volte sono anche attività produttive, per esempio YouTube oppure la lettura, altre volte invece sono semplicemente attività di puro relax. Spero che questo video vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate, come sempre apprezzo molto i vostri commenti e spero che vi motivi a dedicarvi alle vostre attività produttive, ma allo stesso tempo a trovare dei momenti per voi stessi e per ricaricarvi. Infatti posso già dirvi che il weekend per me è essenziale per ritrovare e ricaricare l'energia per iniziare una nuova settimana. Ora sono circa le 14:30 e ho appena finito un grosso blocco di lavoro per lo studio legale che mi ha occupato la maggior parte della mattinata e ho lavorato fino adesso. Avrò ancora un po' di lavoro da fare più tardi nel pomeriggio dopo che avrò ricevuto alcune risposte, alcuni input da dei colleghi, però adesso ho un pochino di tempo e quindi ho deciso di impastare una pizza, così che io e il mio fidanzato possiamo mangiare la pizza fatta in casa stasera. E poi mi dedicherò a un po' di faccende di casa per poi riprendere a lavorare più tardi e vedrò se avrò un'oretta o comunque un pochino di tempo da dedicare allo studio giusto per rimanere al passo con la mia space repetition routine. Ho dovuto lavorare un po' di più prima di potermi dedicare ad altre cose e adesso finalmente mi metto ad impastare la pizza e nel frattempo ascolto un audiolibro. Ho appena iniziato ad ascoltare La certosa di Parma. Vi farò sapere cosa ne penso. Dopo aver spolverato tutte le superfici della casa, mi sono dedicata alla cura del mio armadio, perché nell'ultimo periodo avevo accumulato un pochino di vestiti messi alla rinfusa ed era quindi ora di risistemare tutto e avere di nuovo un armadio organizzato. Finito di pulire, ho fatto un po' di space repetition con delle flashcards, ho seguito una breve lezione online in differita e sistemato gli appunti sul mio computer.
questi sono i miei primi tentativi di pizza fatta in casa, quindi ogni consiglio per migliorare è ben accetto. Ho usato la pasta avanzata della pizza per provare a fare della focaccia. Non l'ho mai fatta prima, quindi vediamo come va. Ora la lascio a riposare in frigo per tutta la notte. Dopo cena e dopo aver trascorso un po' di tempo con il mio fidanzato, mi sono messa a fare editing per un video che sarebbe uscito la domenica. E poi, come ogni sera, mi sono dedicata alla lettura, qui sto leggendo un libro nuovo. Come sempre trovate titoli e dettagli di tutti i libri che vedete nei video nella descrizione. And see the sun side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Buongiorno ragazzi, stamattina mi sono dedicata un po' alla lettura ed ho iniziato a leggere il libro Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood. L'ho appena iniziato, però mi sta già piacendo molto. Vi farò sapere qualcosa in più quando sono più avanti con la lettura. Ho bevuto il mio caffè con calma e adesso mi preparo per fare una live study with me con voi, la prima che facciamo di sabato, e durerà circa 4 ore. E durante questa live farò una simulazione dell'esame d'avvocato, in particolare una simulazione del parere di diritto civile. È da un po' che non ne faccio, che non faccio simulazioni complete, e questa fa parte del mio corso di preparazione all'esame di avvocato. Vedremo come andrà, cercherò di seguire il più possibile il metodo che ho imparato durante il corso e spero che vada bene. E poi, dopo aver svolto la simulazione da sola, quindi dopo la live, avrò una lezione durante la quale il professore spiegherà le problematiche sottese al parere e fornirà una soluzione corretta del parere, quindi lì saprò se l'ho svolto correttamente oppure no. La prova d'esame era molto interessante, si trattava di una questione di diritto condominiale e della posizione di un'antenna sul tetto di un condominio e varie questioni giuridiche che ruotavano intorno a questo argomento. Molto interessante, sono riuscita a seguire il metodo come mi ero prefissata, quindi senza cercare di saltare subito alle conclusioni, ma procedendo passo passo, e più faccio di questi pareri e più mi rendo conto che seguire questo metodo veramente paga alla fine. Chiaramente ci vuole più tempo, però permette di essere più sicuri dei propri risultati. Vi lascio comunque il link all'intera live, che è durata quasi 5 ore, così che voi possiate studiare con me la prossima volta. Aggiornamento sulle focacce: sono state in frigo per tutta la notte con questo liquido di acqua, olio e sale, e le ho fatte di diverso spessore in modo da poter vedere qual è la migliore. Questa è quella sottile, questa è quella intermedia, questa è quella più spessa. E adesso proveremo a cuocere questa qui intermedia, vedremo come verrà. Sono molto molto soddisfatta con il risultato della focaccia, anche considerando che è stato il primo tentativo. Chiaramente non è il pranzo più salutare del mondo, però ogni tanto ci sta, soprattutto quando si sono affrontate tante ore di studio e serve coccolarsi un pochino per riprendere le energie. Even in the hard time, you and I can wait.
Dopo la pausa pranzo ho seguito una lezione online durante il quale l'insegnante ha spiegato il parere che avevamo svolto al mattino e ho potuto verificare la correttezza o semicorrettezza della mia soluzione. Al fine di ricevere la correzione personale del proprio parere, occorre ricopiarlo in bella, come si farebbe all'esame, scannerizzarlo ed inviarlo ai tutor, e qui sto iniziando a copiare il parere in bella. Purtroppo questa attività si percepisce un po' come una perdita di tempo, perché ricopiare qualcosa che si è già scritto? Però all'esame bisogna scrivere tutto in bella a mano con una buona calligrafia e un'ortografia corretta e quindi anche durante le prove d'esame occorre allenarsi a scrivere velocemente a mano e non fare errori. Scrivere a mano è un'attività che, specialmente dopo essere entrata nel mondo del lavoro in cui utilizzo moltissimo il computer, devo riprendere un po' e quindi facendolo tutti i weekend cerco di riprendere un po' il ritmo. La giornata è stata praticamente del tutto dedicata a questa simulazione d'esame perché poi, come avete visto, ho dovuto seguire la lezione e l'ho dovuta copiare e poi ho fatto editing per il video che uscirà domani e anche questo mi ha preso un paio d'ore, ma adesso sto finendo di caricarlo, quindi domani sarà disponibile e adesso vado a mangiare cena. Dopo un inizio di mattinata molto rilassante, ho poi finito di copiare il mio parere, l'ho scannerizzato e l'ho inviato al mio tutor. Ed ecco qui la mia prova d'esame in bella. E come ogni domenica mattina, poiché esce un nuovo video su Giugissima, lo guardo insieme al mio fidanzato. Anche per avere suoi eventuali commenti e suggerimenti.
Buongiorno e buona domenica. Visto che è appena uscito un po' di sole e non sappiamo per quanto durerà, abbiamo deciso di andare a fare una passeggiata, o meglio, una camminata in città. Non credo che ci sia molta gente in giro in generale. Abbiamo pranzato, sistemato un po' la casa e adesso siamo pronti per andare. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? Sulla via del ritorno, dopo aver ammirato i laghi ghiacciati di Copenaghen, abbiamo fatto la spesa per la settimana, in modo da essere organizzati dal punto di vista del cibo per tutta la settimana. E dopo una merenda semisalutare con datteri, burro d'arachidi e mandorle, ho ripreso a leggere il mio libro. Eccomi qui per un aggiornamento. È un po' più tardi nel domenica pomeriggio. Dopo essere tornata dalla passeggiata, da fare la spesa, mi sono semplicemente rilassata insieme al mio fidanzato e, come avete visto, ho letto un po'. E a proposito di letture, volevo aggiornarvi. Come avete visto, sto leggendo Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood. Mi sta piacendo molto, sono a metà più o meno, scorre molto fluido, diciamo che è un libro che fa pensare, quindi mi piace molto, vi farò sapere di più quando l'ho finito. E poi per quanto riguarda l'audiolibro, sto ascoltando La Certosa di Parma, molto bello, storico, molto bello perché tratta anche della storia dell'Italia. Quindi si impara o si rispolvera anche qualche conoscenza dal punto di vista storico. E per quanto riguarda i libri non fiction, vi introduco a un libro nuovo che è Off the Clock di Laura Vanderkam. È un libro nuovo, l'ho comprato un po' di tempo fa, non l'ho ancora iniziato, lo inizierò stasera. E se mi piacerà, se ne trarrò qualche spunto positivo, ve ne parlerò di più in un altro video. Ecco qui. E quindi questo è l'aggiornamento relativo alla lettura. In realtà, nonostante sia buio, è ancora presto perché sono soltanto le 6. E adesso con calma mi metterò a cucinare mentre continuerò ad ascoltare La Certosa di Parma. In realtà ho poi iniziato a leggere Off the Clock mentre le verdure cuocevano, semplicemente alzandomi di tanto in tanto per andare a controllare che tutto andasse bene.
penso di poter dire che è stato un buon weekend, un weekend nella norma, anche perché con il lockdown non è che si possa fare molto. Però ho avuto tempo per riposarmi. Chiaramente il fatto di dover dedicare praticamente l'intera giornata di sabato allo studio, al corso, alla stesura del parere, quindi all'esercitazione, poi anche dover ricopiare tutto, chiaramente a volte un pochino pesa, non ve lo nego. Quello che mi pesa di più è il fatto di dover ricopiare, perché è un'attività che trovo un po' inutile. Però devo dire che mi è piaciuto molto ragionare sul parere e risolverlo. Mi piace molto quell'attività di pensiero giuridico perché si mette proprio in pratica quello che si è studiato ed è un'attività appunto pratica, una sorta di esercizio, quindi è veramente qualcosa che fa capire che studiare giurisprudenza non è soltanto imparare delle cose a memoria, ma è soprattutto imparare a pensare e imparare ad identificare determinate fattispecie nella realtà e capire quale regola applicare. Il ragionamento giuridico mi piace molto, quindi tutto sommato la prima parte almeno della sessione di studio è stata dedicata a qualcosa che mi appassiona. Per il resto sì, mi sono rilassata molto, ho sistemato un po' la casa, sono riuscita a leggere e mi sono rilassata molto con il mio fidanzato. In realtà adesso passiamo molto tempo insieme perché non vediamo molte altre persone, perché non si può uscire, è sconsigliato invitare persone a cena e quindi abbiamo molto più tempo insieme nel weekend. Vi ringrazio molto per aver guardato questo video, soprattutto se l'avete guardato fino alla fine. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete altri suggerimenti di vlog, sono molto aperta a diverse opzioni, diverse richieste. Ricordatevi di seguirmi su Instagram se non lo fate già, per avere aggiornamenti in tempo reale. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, le cose che dico sempre. Io vi abbraccio forte, vi auguro una buona domenica, una buona settimana e ci vediamo nel prossimo video.